Senatore Arrigoni, qual è la posizione della Lega Nord sul decreto emergenza abitativa del governo Renzi? Contrarietà, anche questo decreto è un decreto ricatto perché ritroviamo ancora Expo per una piccola parte sulla quale non possiamo che essere a favore, ma in generale il voto della Lega Nord è contrario. La montagna ha partorito un topolino rispetto agli spot fatti dal ministro Lupi e da Renzi. In realtà le risorse in gioco sono veramente poche, stiamo parlando di 780 milioni in 7 anni, dunque poco più di 110 milioni all'anno. Se pensiamo alla ruberia dell'IMU oggi Tasi, che rispetto al 2011 ha portato i cittadini e le imprese a versare da 10 a oltre 30 miliardi, diciamo che questi soldi non sono stati investiti per l'emergenza abitativa. Di più, una cosa molto grave che la Lega denuncia, ha denunciato, vengono attinte delle risorse al cosiddetto fondo revoche, sono dei soldi che dovevano essere destinati alla realizzazione di infrastrutture. In realtà questo fondo viene pressoché cannibalizzato, prosciugato per andare a realizzare dei piani di recupero di alloggi di edilizia residenziale, cosa che va assolutamente bene, ma bisognava trovare altri soldi per fare questi interventi, non andare a prenderli da questo fondo che serve assolutamente per realizzare le infrastrutture, le opere stradali, le strade e le ferrovie che assolutamente servono nel nostro Paese.